noi chiediamo che sia articolata la proposta, cioè a noi che si chiami CET e non più pronto soccorso, non ce ne frega assolutamente nulla. L'importante è che qualcuno ci dica che cosa contiene il CET, quale interventi deve fare, come deve essere connesso con il 118, se ha copertura H24. Poi esiste l'avvertenza di carattere generale a proposito degli organici. Oggi l'ospedale di Ghilarza viaggia su una utilizzazione di personale che è attorno al 40-45% della dotazione organica. E questo comporta che non ci sia una turnazione regolare, che gli operatori che sono in servizio sono costretti a turni massacranti e soprattutto che si determini per questo fatto la chiusura di tutti gli ambulatori. L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca!